Amici dello sport, amici di Sportale, ben ritrovati, siamo in compagnia di Ciccio Damiani, presidente FIP Puglia. Ciao Ciccio. Buonasera, buonasera a tutti. Siamo qui al CUS non per commentare la gara in corso, ma abbiamo colto l'occasione per scambiare quattro chiacchiere. Eravamo davvero curiosi di sentirti, ho saputo di sentire quella che è la tua sensazione di questo momento in riferimento al basket, alla salute del basket pugliese. Siamo solo a inizio stagione, soprattutto per quanto riguarda i campionati giovanili, ma anche i senior sono partiti solo da qualche settimana, magari con qualche problema già in avvio di stagione, o meglio prima del via, quando Ostuni purtroppo ha dovuto rinunciare al campionato di Cisilve. Però per il resto il movimento tiene, come organici di tutti i campionati siamo sui livelli degli anni scorsi. Non è una stagione facile per quello che ci aspetta nei prossimi due anni con la riforma dei campionati, ma per le nostre società c'è comunque la possibilità di una buona stagione. Nell'ottica, proprio dal punto di vista progettuale, cioè c'è qualcosa in cantiere per dare un senso ai numeri importanti che, confermo, sviluppa attualmente il movimento cestistico? Quindi ripeto, c'è un progetto, entro un po' ad un pochino più diretto, per dare forma anche a dei risultati che possano sfornare talenti, cioè per dare un senso ai vivai e per soprattutto arrivare a dei risultati importanti per la Puglia. Purtroppo la prima metà del mio mandato è stata condizionata ancora dagli effetti della pandemia ed era difficile con l'attività ferma o comunque ridotta pensare a qualcosa di aggregante, di manifestazioni e così via. Però adesso per fortuna sembra che ci siamo lasciati tutto alle spalle e l'impegno che ci siamo presi con il Consiglio regionale è anche quello di ripartire nei prossimi due anni almeno, ma pianificare anche quello che poi sarà il futuro con una serie di manifestazioni dedicate al mini basket, all'attività giovanile e comunque a cercare di portare tanti ragazzi nelle palestre e tornare magari su livelli che avevamo raggiunto negli anni scorsi. Sai perfettamente che noi di Sportale supportiamo e cerchiamo di dare più visibilità a tutto il movimento sportivo pugliese. Il basket non ha difficoltà in termini di visibilità, è tra gli sport più noti. Io mi riferivo in particolar modo al fatto che la mia sensazione personale è quella che ci siano ancora tanti piccoli orticelli distribuiti sul territorio pugliese e non si riesce a creare un progetto che li veda davvero coinvolte le società sportive, tranne piccole situazioni che noi conosciamo. Però quest'ottica di progettuale io non la percepisco ancora, me lo confermi o c'è la possibilità che a breve si possa avviare qualcosa del genere col vostro supporto? In un certo senso è vero, perché comunque molti tendono a pensare a quello che hanno in casa senza magari guardare se a qualche ragazzo può essere offerta un'opportunità migliore da qualche altra parte o comunque se magari non si possa fare qualcosa di più mettendosi insieme, consorziandosi, unendosi e così via. Non è facilissimo per la federazione intervenire in questo tipo di situazioni perché poi ognuno guarda a casa propria e ognuno cura i propri interessi. Bisognerebbe lavorare un po' sulla cultura, non soltanto nella pallacanestro ma nello sport in genere, dell'unione fa la forza e del lavorare insieme per raggiungere obiettivi più alti. Lo sai che io in passato ci ho provato per ben tre volte. Va bene amici di Sportale, qui sta riprendendo la gara, un saluto a tutti. Grazie a Vernic che ha provato a passare qui davanti alle telecamere, grazie Ciccio, alla prossima, grazie a te. Un saluto a tutti.